percorrendo alcuni tratti della rete stradale dell'impero, a seguito del ministro dei lavori pubblici, sua eccellenza Cavolli Gigli. I lavori proseguono instancabilmente con celerità fascista. Per il 30 giugno prossimo, cioè prima della stagione delle grandi piogge, sarà assicurata la possibilità di transito sul 95% della rete stradale di grande comunicazione e la bitumatura, che è la fase finale dei lavori, sul 55% di essa. Se si tiene conto delle difficoltà enormi che si sono dovute superare nel vastissimo territorio dell'impero, anche per impiantare i cantieri e gli alloggiamenti per i dirigenti e gli operai e per dotarli di macchine, di depositi e di vettovaglie, si può valutare lo sforzo veramente gigantesco esplicato per il compimento di questa prima rete di grandi comunicazioni, voluta e concepita dal Duce quale base della valorizzazione dell'impero.